Tutti si presume un lungo stop per Capuano, Tegola in fase difensiva molto importante per la Bernana di Cristiano Lucarelli. Sono usciti, diciamo, gli esiti dell'infortunio. Nella giornata di oggi dovrà fare alcune visite ancora più specifiche per capire il tempo di recupero, ma comunque è un infortunio muscolare abbastanza serio, di quelli che ti può tenere da lontano dal campo per diverse settimane, per cui la Ternana nel momento migliore della fase difensiva e nel momento, diciamo, migliore anche di Capuano, perde un giocatore che oramai è il perno della difesa, anche se ovviamente abbiamo visto che Lucarelli ha diverse soluzioni tattiche da poter scegliere. Perché Mantovani fa centrale e terzino a questi due ruoli, quindi potrebbe essere Mantovani a prendere il posto di Capuano e Diakité o Defendi o Gringhelli, chiunque, insomma, terzino di ruolo a terzino, e la soluzione può essere questa, oppure essendo recuperato Luka Bogdan potrebbe esserci addirittura Bogdan a prendere il posto di Capuano, per cui questo lo vedremo già a partire da Benevento, però c'è questa, diciamo, tegola difensiva per la Ternana, infortuni che comunque non lasciano mai stare la Ternana, perché comunque ogni partita ne escono diversi infortunati e questo è il vantaggio della rosa lunga, perché poi puoi fronteggiare queste emergenze continue. Per il resto sale la febbre da Fere anche in vista di Benevento, perché sono già 200 i biglietti acquistati, c'è tempo fino a venerdì sera, mi sembra verso le 19 che chiude la prevendita, per acquistare il vostro biglietto. C'è il centro coordinamento e la Rocca Rossoverde che hanno organizzato dei pullman apposta e quindi si presume che ci siano un muro rossoverde anche a Benevento. E poi vi volevo oggi parlare di un'altra Ternana, che è bene prendere anche un po' in esame, che è la Ternana del rugby, perché la Ternana Rugby ha fatto una squadra, sta giocando un campionato e nell'ultima giornata ha pareggiato 17-17 contro l'Anconitana Rugby. Però c'è anche questa realtà oltre alle tante altre, perché la Ternana è un po' su tanti fronti, no? La squadra maschile che fa la Serie B, la femminile che fa la Serie B. Poi c'è il settore futsal, che è il calcio 5, e c'è una Ternana, c'è il rugby, poi c'è tutto il settore giovanile delle Fere, poi c'è ovviamente la primavera, c'è il settore femminile che è in continua crescita, per cui è una Ternana veramente attenta su tutti i livelli e su altri sport, non solo il calcio, ma anche il rugby. Appunto, i ragazzi hanno pareggiato 17-17. Per il resto, purtroppo c'è questa brutta tegola per Capuano, ma sono sicuro che, diciamo, Lucarelli ormai sa gestire queste emergenze e possa trovare la soluzione ideale.